Che dire, questa mostra, come ho ripetuto più volte, è un omaggio prima di tutto a un grande amico, perché Giovanni l'ho conosciuto quando è stato aperto questo spazio nel 2018, intendo personalmente, non come artista, che la conoscenza è ovviamente più remota. E con lui ho subito instaurato un rapporto molto intenso e per me è stato un fratello maggiore. La partecipazione di questa mostra dimostra che è un omaggio che tutta la città sta facendo a Giovanni. Questa mostra, che rappresenta un distillato ovviamente della sua opera, è un'occasione, un momento per radunare i suoi amici, le persone che amano la fotografia e, come ho detto già, omaggiarlo in maniera felice in mezzo alle sue opere. Sono contento, sono sicuro che lui ci sta ascoltando, ci sta guardando e sarà contento di tutto questo. Siamo veramente tutti quanti commossi e contenti di questa partecipazione. È bello vedere che avevamo un padre o un marito che avesse questo seguito di amicizia, di amore in tutta la città. Noi l'abbiamo vissuto da figli o da moglie e quindi forse alcuni passaggi della sua vita ci sono sfuggiti, ma è bellissimo vedere questa testimonianza dell'affetto della città e della considerazione per quello che faceva. È veramente una cosa che rimarrà per sempre. L'ho vissuto dai primi anni di matrimonio, un amante di fotografia non a questi livelli, perché questo qui poi è la pratica che ti porta, no? Ma l'ho vissuto perché delle volte, spesso e volentieri, nel suo studio mi chiamava, mi chiedeva, non so, dice, mi dai un parere, anche se il mio parere non era, però lui è sempre stato un grosso amante della fotografia. Ci dava la vita, si dava proprio, partiva la mattina, prendeva, andava via nei posti più insoluti, che a volte non sapevo manco dove andasse, e per fotografare, la passione più grande, sì. È stato un uomo stupendo, sia padre che marito, e veramente. Se pensate che abbiamo dunque fatto 51 anni di matrimonio insieme, due caratteri completamente diversi, è ovvio, però in certo qual modo come si dice, uno aiutava l'altro. Abbiamo preso molte sfaccettature, io delle volte assumevo le sue come, e lui delle volte proprio mi diceva: sì, hai ragione, quasi quasi. Cioè, eravamo, come si può dire, ci aiutavamo l'un per l'altro.